Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi dei prodotti make-up preferiti del mese di febbraio. Parto velocemente, tanto poi sappiamo come si finisce. Comunque partirei dal primer. Il mio primer più utilizzato nel mese di febbraio è stato di sicuro questo di Smashbox ed è il famoso Photo Finish Oil Free. Questo è, diciamo, nella sua confezione, lo vedete nel suo pack vecchio, e però io lo avevo acquistato da tanto e non l'avevo mai utilizzato. È un primer che contiene vitamine E, A ed E, estratti di semi di uva e di tè verde. Smashbox ci dice che crea la tela perfetta per l'applicazione del fondotinta, che ne prolunga la tenuta e che rende la pelle perfetta e vellutata. È un primer molto famoso che ha vinto anche diversi premi. Innanzitutto è un gel trasparente, quindi sicuramente si adatta a qualsiasi colore della pelle. È un prodotto siliconico, decisamente, anche l'odore è un po' plasticoso. Io ne applico una minima quantità e sfumandolo con le dita, in particolare insistendo nella zona T. E mi piace il fatto che si scompare praticamente a contatto con la pelle, quindi si fonde perfettamente con la pelle. Non lascia residui, non ha una texture grassa, non è appiccicaticcio, mi consente di stendere subito il fondotinta e oltretutto ho notato che funziona bene con qualsiasi fondo applico dopo, e lascia la pelle una favola, cioè proprio velluto, liscia come quella di un bambino. Toglie anche la lucidità. Devo dire che agevola la stesura del fondo, che scivola praticamente sulla pelle, e sicuramente andrà anche a prolungare la durata del fondotinta. Io diciamo che utilizzo spesso e volentieri fondotinta long lasting, quindi di questa qualità me ne accorgo raramente, però è famoso anche per questo, insomma, perché prolunga e anche di molto la tenuta del fondotinta e tiene a bada la lucidità del viso. Insomma, per me è un ottimo primer perfezionante, ha un potere secondo me levigante veramente elevato. Infatti Smashbox ha diversi tipi di primer, io vorrei acquistare quello specifico per i pori dilatati, però non vi nascondo che questo voglio ricomprare quando finirà, perché mi sto trovando davvero bene. E come fondotinta, per parlarvi anche di un prodotto, diciamo, diverso dai miei soliti, voglio parlarvi di questo fondo, che è il fondo Flawless Botta Planner semifluido di Gilles Cagnet. Lo vedete in questa sua confezione, l'ho recensito di recente, insomma l'ho dovuto testare in questo mese per potervelo recensire, perché me lo ha inviato l'azienda, quindi il gruppo Baldan. E come vedete il pack è decisamente molto bello, mi piace tanto quest'idea del flacone, insomma, fatto in questo modo che consente di vedere quanto ne abbiamo consumato. C'è un pratico dosatore e io ce l'ho nella colorazione 103 Warm Beige. È un fondotinta ad alta definizione, levigante, per una pelle da ritocco fotografico, che grazie al suo mix di esapeptide e acido ialuronico non va soltanto a coprire, ma esercita un'azione cosmetica che viene definita simil botulino, perché praticamente spiana le rughe, distende i tratti e la pelle appare liscia, compatta e levigata. È un prodotto, diciamo, un must have del brand, è famoso, è molto venduto anche sui mercati esteri ed è consigliato comunque per una pelle secca e matura. Io l'ho apprezzato da subito, dalla prima applicazione, perché ha una texture che è decisamente comunque fluida ma anche abbastanza corposa, però si fonde perfettamente con la pelle. Io lo applico o con la Beauty Blender o direttamente con le dita. Ha una coprenza che definirei medio alta, io infatti non uso correttore quando uso questo fondotinta. Come finish lo descriverei un finish naturale, satinato. Di certo non è un fondo opacizzante, ma io poi ci applico sopra una cipria opacizzante. Ha un'ottima tenuta, anche se mi è capitato di doverlo ritoccare, di trovarmi un po' di lucidità sulla zona T, ma quello che rende speciale per me questo fondotinta è l'estrema sensazione di comfort. La pelle è morbida, idratata, compatta per tutto il giorno. E poi mi piace tanto questo suo potere levigante, perché mi va anche a minimizzare la visibilità dei pori dilatati. E mi dispiace che il colore in realtà è un po' più scuro rispetto al mio tono di pelle, e quindi, come già vi ho detto nel video precedente, lo devo, insomma, miscelare un attimino con qualche goccia di un altro fondo per non far vedere, insomma, lo stacco con il collo. Per quanto riguarda invece la categoria correttori del contorno occhi, e qui mi devo purtroppo ripetere, ma io non riesco a smettere di utilizzare questo prodotto. Lo farò, devo smettere, anche perché ho acquistato questo di Make Up For Ever, il nuovo,
l'ho acquistato proprio per provarlo e parlarvene, quindi sinceramente devo smettere di utilizzare questo, ma mi piace talmente l'effetto che fa sulle mie occhiaie che è veramente difficile. E sto parlando del Bye Bye Under Eye Anti-Aging Concealer del brand americano It Cosmetics, che potete trovare sul sito rosesbeautystore.com. Questo è un correttore trattamento anti-età, quindi waterproof, ad altissima tenuta, ma dall'effetto naturale, che non segna la zona del contorno occhi. Contiene all'interno ingredienti antietà, collagene, vitamine C e K, che vanno anche a migliorare la zona del contorno occhi, quindi non è solo un correttore che copre le nostre imperfezioni, ma va proprio a lavorare sui segni del tempo, quindi esercita una doppia azione. Ha una texture corposa, idratante ma concentrata, quindi sicuramente ne basta un goccino di questo, della punta di questo fondotinta, e va anche lavorato bene per farlo fondere con la pelle, ma ha un risultato dopo che si, come dire, dopo che viene fissato, perché in realtà ha un finish particolare, appena steso ha un finish, un effetto bagnato sulla pelle, quindi va necessariamente fissato, ma fissato con una setting powder ha un effetto per me fantastico, perché ha un'elevata coprenza, cioè copre veramente e minimizza tutti i tipi di imperfezione, lascia la zona comunque morbida, idratata, non la segna, ha una durata estrema, è waterproof, rimane al suo posto tutto il giorno, e poi ha un ottimo potere illuminante, quindi la zona appare ringiovanita, luminosa e fresca, lo sguardo appare fresco e riposato, cioè a me piace veramente tantissimo. Mi piace il fatto che ha un'elevata coprenza, però non ha una texture né troppo asciutta e né troppo emolliente. Il limite di questo prodotto è sicuramente che esiste in sole 4 colorazioni, ma diciamo fortunatamente questa, che è la neutral medium, per me va, diciamo, abbastanza bene, e l'ho fisso con la banana, la polvere compatta, la versione compatta della famosa banana del brand americano Benai, che sembra un prodotto low cost visto così, invece questa confezione costa 30 euro, e comunque contiene ben 18 grammi di prodotto, e quindi questa polvere gialla, che è giallo chiaro dal finish opaco, che io vado ad utilizzare per fissare il correttore e illuminare la zona del contorno occhi. È una polvere sottilissima, setosa, per nulla polverosa, che quindi mi va a fissare il correttore e chiaramente ad illuminare la zona, una luminosità che, voglio dire, rimane tale, rimane evidente anche con il passare delle ore. Mi piace veramente tanto questa cipria illuminante per il contorno degli occhi. E invece per tutto il resto del viso sto utilizzando, l'ho utilizzata anche stamattina, sempre di It Cosmetics, la Bye Bye Pores, che è una cipria compatta, c'è anche ovviamente in versione polvere libera, è una cipria compatta, idratante, formulata senza talco, che leviga la pelle, quindi una cipria che va a minimizzare la visibilità di pori e imperfezioni, è realizzata infatti con tecnologia Blair, quindi proprio va a sfocare, a sfumare tutte le nostre imperfezioni. È una cipria traslucida in questo colore, che sembra, cioè sembra, è un bianco sporco, non sbianca la pelle, è stratificabile, quindi è perfetta per i ritocchi, insomma, da effettuare durante la giornata, non secca la pelle, non è polverosa, e anche in questo caso è una cipria che contiene ingredienti benefici per la nostra pelle come collagene, seta, peptidi e antiossidanti. Naturalmente, oltre a minimizzare i pori dilatati e rughe di espressione e segni di espressione, va anche a fissare il fondotinta e tenere sotto controllo la lucidità del viso. Per me è un prodotto ottimo, veramente. Palette occhi, devo assolutamente nominare questa palettina di Kiko che mi sono composta io, cioè una palette che si può ovviamente personalizzare, l'ho personalizzata appunto con 3 eye pigment wet and dry eyeshadow, sono praticamente degli ombretti riposizionabili ad alta pigmentazione e che potete utilizzare sia asciutti che bagnati, dal colore intenso, modulabili e a lunga tenuta, e ne ho diverse, cioè ho composto 2 palette così, più ne ho altri, diciamo, singoli, però questa è decisamente quella che ho usato di più, anche proprio è fantastico, anche per la combinazione di colori che c'è all'interno. Comunque, per approfondire, vi rimando al mio video specifico su questi ombretti. Queste sono le colorazioni che presenti in questa palette. Il primo è il colore 05, che viene definito un rosa caldo perlato. In realtà sulla mia pelle non è affatto caldo, anzi direi
che è un rosa neutro freddo e molto delicato, con perlescenze argento rosate, un colore molto elegante che mi piace da solo anche da giorno, cioè da giorno anche da solo, ovviamente ho invertito tutto, sulla palpebra mobile per look delicati. Il secondo colore è vino perlato ed è il mio preferito praticamente della gamma, perché è un prugna rosato con evidenti riflessi rosati. Questo è bello proprio come protagonista del make-up sulla palpebra mobile. E poi c'è l'11, che è il marsala perlato, che invece è questo invece un prugna violaceo intenso con delle perlescenze assolutamente non invasive. Infatti io lo utilizzo sia sfumato nella piega che per scurire, insomma dare profondità alla piega dell'occhio e nell'angolo esterno, cioè la possiamo fare. E l'ho utilizzata diverse volte questa palette, sia utilizzando gli ombretti asciutti che bagnati, e insomma il risultato mi ha sempre convinto. Quindi mi piace tantissimo, mi piacciono gli ombretti, ma mi piace proprio questa combinazione insieme di queste tre nuance. Altra palette che ho usato con piacere in questo mese, da quando l'ho acquistata, è la Chocolate Bonbons di Too Faced. È una palette formulata con polvere di cacao ricca di antiossidanti, e neanche gli ombretti profumano di cioccolato. Un pack che è decisamente accattivante, è uno dei suoi punti di forza. Io ovviamente non sono rimasta alla mia età, diciamo, come si dice, colpita dai cuoricini in realtà, però decisamente è un pack carino, romantico e femminile, e in latta rosa baby con questi cuori in rilievo che corrispondono agli ombretti che troviamo all'interno, che sono 16 come vi dicevo, e sono 14 a forma di cuore, mentre due sono rettangolari più grandi e sono i due illuminanti, perché si presume chiaramente che sono, diciamo, i colori che si utilizzano di più degli altri, anche per illuminare l'arcata e volendo anche sugli zigomi. È fondamentalmente una palette nude, perché prevalgono i marroncini, i tortora, però c'è qualche pop di colore, fucsia, viola, bordeaux e diversi toni, nuance rosate, che devo dire non mi dispiacciono affatto mescolate insieme al marrone, perché possiamo realizzare sì dei look nude, ma anche qualcosa di diverso, di più fresco e primaverile. La qualità delle polveri è indiscutibile, gli ombretti sono setosi, ben pigmentati, si sfumano e si fondono meravigliosamente e durano tutto il giorno senza perdere di intensità anche gli ombretti opachi. Diciamo che c'è un bel mix anche di toni, ci sono toni caldi, toni freddi. L'unica cosa è che gli opachi sono 4 e gli altri 12 sono ombretti tra satinati, shimmer e metallici, quindi diciamo che l'unico limite, se vogliamo, di questa palette è che ci sono pochi ombretti opachi. Però devo dire che, insomma, l'ho utilizzata volentieri e sono sicura di continuare ad utilizzarla con piacere. Poi, come ombretto mono, ho utilizzato spesso questo ombretto di Dior, che è un fusion mono nella colorazione 871 Olymp. Questo faceva parte della limited edition della scorsa primavera. E ovviamente ogni tanto prendo anche qualcosa di non recente per cercare di, ovviamente, di dare un senso ai miei acquisti. E questo colore mi piace tanto, è decisamente un viola, non so se si è messo a fuoco, comunque adesso guardate, vedrete anche lo swatch, è decisamente un tono violaceo, un viola che è molto particolare perché è ricco di riflessi, riflessi che sono azzurri, argento, rosa e viola. Guardate quanto è bello questo ombrettino, devo cercare di far mettere a fuoco questa dannata videocamera. Quindi vi dicevo, è ricco di riflessi, non è estremamente coprente con una sola passata, ma è molto modulabile. Io poi l'ho utilizzato anche spesso e volentieri sopra altri ombretti per look serali, quindi per andare ad aggiungere dei riflessi. Quello che mi piace è che è un tipo di ombretto che si può tranquillamente stratificare senza andare a seccare la palpebra, e poi mi piace tanto il fatto che i glitter, le perlescenze comunque rimangono sempre al loro posto, che non è veramente una cosa da tutti i giorni. Poi passiamo alle sopracciglia, qui veramente 8 secondi perché vi devo mostrare la mia famosa Eyebrow Sculpt Automatic Pencil di Kiko. Io la mattina pettino prima le sopracciglia con lo scovolino che c'è sul fondo, e poi vado a fare le sopracciglia con questa bellissima mina obliqua. Questa praticamente è la colorazione 05 castane scure. Avevo comprato anche quella 04 castane ramate, mi sembra, comunque non è adatta ai miei colori perché
perché in realtà è un colore troppo caldo per me, e questa invece si abbina, direi che sta abbastanza bene. È una matita che mi piace perché scrive bene, ha un'ottima scrivenza, il tratto è scorrevole, la texture non è né troppo dura e né troppo morbida, e mi rende veramente l'applicazione precisa, facile e veloce, che per me è una cosa importante. Quindi anche questo è un prodotto che io non riesco di smettere ad utilizzare. Pensate che sono la terza matita che ho acquistato, insomma, di queste Automatic Sculpt di Kiko. Poi eyeliner, ho utilizzato con piacere in questo mese questo eyeliner di Pupa, che è della limited edition primaverile Dot Shock, ed è il colore 001 Creamy Chocolate, quindi è un eyeliner liquido marrone con applicatore in feltro. Il pack, come vedete, richiama quello che è il colore dell'eyeliner, e ha questo tappo conico che decisamente agevola l'impugnatura. La texture di questo eyeliner mi piace molto, è un eyeliner fluido, estremamente pigmentato, e il tratto quindi è coprente con una sola passata. Il pennellino, come vedete, è sottile e flessibile, quindi consente un'applicazione precisa, e mi piacciono tanto a me in generale gli eyeliner quando hanno questo applicatore corto che mi consente di lavorare vicino proprio all'occhio, insomma, ecco, quindi mi piace questo aspetto. Poi vado a fare un tratto perché vorrei farvi vedere, anche se in realtà c'è già il video su questo, non sull'eyeliner ma su tutta la collezione Pupa, il punto di marrone che mi piace, perché è un marrone che non è né è troppo scuro da confondersi con il nero, e né, diciamo, quei marroncini slavati che si perdono praticamente applicati sull'occhio. Quindi è un colore che dà una bella definizione, e per me è una splendida alternativa al nero. Un'altra cosa che mi piace è che ha un finish completamente opaco, quindi adesso si deve asciugare, ma diciamo, lo vedrete meglio tra un po' il finish di questo bellissimo eyeliner di Pupa. E poi continuo ad utilizzare un giorno sì e l'altro pure la matita di Chanel Rouge Noir, anche stamattina l'ho utilizzata, io adoro letteralmente il colore e la formula di questa matita. Poi mascara, il mio mascara preferito del mese, sempre Chanel Mascara Le Volume nella colorazione 27 Rouge Noir, che è quello della Limited Edition natalizia, e questo è decisamente uno dei miei eyeliner preferiti di sempre. Eyeliner però, sto parlando di mascara, è uno dei miei mascara preferiti di sempre. Ha questo pack elegantissimo nero e lucido con il logo Chanel in bianco, e ha praticamente uno scovolino che adesso vi mostro in silicone ricco di setole che non sono molto lunghe, e sono tante, come vedete, corte e orientate in modo da ottenere un risultato ottimale. Questo mascara dona alle mie ciglia parecchio volume, come dice il suo nome. Le moltiplica, le amplifica, e il risultato si vede già dal primo passaggio, e quindi questa è una cosa che io adoro, soprattutto quando vado di fretta, perché non è uno di quei mascara che devo stare lì 25 minuti per ottenere un bel effetto. Si strucca facilmente e non irrigidisce le ciglia, quindi anche queste sono caratteristiche decisamente importanti. Cosa volevo farvi vedere? Nulla, non si evince la colorazione, ma è comunque un ricco bordeaux nero, quindi in realtà diciamo che non c'è questa differenza abissale con un classico mascara nero. Anche in videocamera sicuramente non si riesce a vedere la differenza con un mascara nero, però dal vivo diciamo che è qualcosa di meno nero e di più caldo, e quindi per me rappresenta un'ottima alternativa al nero e un ottimo mascara da giorno. Poi passiamo alla categoria contouring. Per contouring questo mese ho cercato di utilizzare il più possibile la palettina di Diego Dalla Palma, che è una palette che contiene 5 prodotti in polvere, 5 colorazioni universali, dice il brand, che praticamente consentono di realizzare un contouring professionale in pochi gesti, e che si adattano, queste tonalità, a tutti i toni di pelle e alle donne di tutte le età con tutte le forme di viso. E anche in questo caso, per approfondimenti, vi rimando al mio video specifico su questa palette, che è una palette decisamente compatta, nera con il logo bianco, l'apertura a scatto, lo specchio, e queste sono le 5 polveri. In realtà c'è, prima di arrivare alle polveri, questo fogliettino sul quale, diciamo, troviamo nome, numero e funzione di ogni polvere.
Qui vediamo che in questa palette ci sono due tonalità da contouring che lavorano in sinergia, questa polvere invece giallo chiaro che va ad illuminare la zona del contorno occhi e poi c'è un illuminante e un blush. Nello specifico Ash Brown, che è questa polvere marroncino tortora, diciamo medio scuro e freddo più che altro come tono, va a scolpire il viso. Yellow Banana, quindi chiaramente si utilizza per illuminare la zona sotto l'occhio, medium brown praticamente la polvere soft brown, medium brown, non ricordo con esattezza, comunque serve per andare ad effettuare le correzioni occhi-naso, quindi per andare a dare profondità alla piega palpebrale e assottigliare il nostro nasino. C'è poi questa polvere Moonlight, che è l'illuminante, che è la polvere sicuramente più pigmentata nella palette, ha una texture che è seta allo stato puro ed è quindi un illuminante avorio, che ha un finish satinato con qualche perlescenza veramente pressoché invisibile, cioè sono sottilissime, è difficile anche riuscire a vederle. E quindi un illuminante decisamente molto naturale. Il suo utilizzo, che io preferisco, decisamente non è sugli zigomi, ma per illuminare l'arcata sopraccigliare, quello che ho utilizzato anche stamattina. Ci ho provato una volta in questo senso e da allora l'ho utilizzato tutti i giorni perché dà luce all'arcata sopraccigliare, ma non si vede, si fonde letteralmente con la pelle. E non è per nulla polverosa questa polvere, quindi mi piace tantissimo per l'arcata. E infine chiude, conclude la palette il blush Sweet Peach, che quindi è un blush sul pesca, un pesca marroncino caldo, quindi un colore decisamente adatto a tutti i look. Non è estremamente pigmentato, però è modulabile. La qualità di queste polveri è indubbia, decisamente indubbia. Sono polveri sottili, non setose, per nulla polverose. La pigmentazione è media, il che è un vantaggio per questo tipo di prodotto perché si evitano righe, macchie, zone non omogenee di colore. Sono polveri molto dosabili e quindi si ottiene un risultato decisamente delicato e naturale. Però ci sono per me dei però, devo essere sincera, perché innanzitutto a me manca una cosa qui dentro ed è il bronzer. Io adoro, cioè mi piace proprio anche in inverno comunque utilizzare un bronzer per scaldare il mio incarnato. Quindi io ho utilizzato insieme a questa palette il bronzer Ade di Mulac, che è questo marroncino medio dal sottotono caldo che mi piace veramente tantissimo. E poi invece come illuminante sugli zigomi, questo mese è stata per me la scoperta di Eros, sempre di Mulac, che è questo illuminante oro chiaro dal finish luminoso che trovo veramente splendido. Io questo però un attimino ve lo devo mostrare, lo so che l'avete già visto. Ok, volevo mostrarvelo in realtà dall'altro lato. Vabbè, il tratto dell'eyeliner, come vedete, asciutto, è completo, un marrone, quindi completamente opaco. L'eyeliner di Pupa della collezione primaverile, però non si sgretola e ha un'ottima tenuta. Torniamo ad Eros. Questo è Eros, come vedete, è bellissimo, è un colore decisamente non invasivo che secondo me si adatta su tutte le carnagioni. È molto luminoso. Io infatti all'inizio, diciamo, l'avevo guardato un po' così, però ho trovato il suo utilizzo migliore, secondo me, con un fan brush, quindi per renderlo più leggero. E vi assicuro, non so se si riesce a vedere, però vi assicuro che anche nelle fotografie ha una resa fantastica, perché sembra quasi un effetto bagnato, sembra un illuminante in crema come resa e mi piace veramente tantissimo. Quindi stavo parlando di Eros, stavo guardando il tempo, ma potrei farcela a parlarvi dei miei due blush che ho utilizzato in questo mese. Il primo è, credo sia uno dei blush più famosi al mondo, e sto parlando di Exposed di Tarte, un blush molto naturale, adatto a qualsiasi tipo di look, tant'è che viene definito dal brand come un blush nude. In realtà è molto di più di un blush nude, secondo me, perché vi mostro la tonalità, e ovviamente adesso ve la anche swatcho. Ormai facciamo l'italiano secondo me. Come vedete, questo è il colore. In realtà, vi dicevo, non è un classico nude, è un colore particolare perché secondo me è un rosa spento, diciamo polveroso, che ha una punta di marroncino e una punta di plum, una punta di prugna. È un colore per me splendido, un colore che decisamente sta bene, abbastanza neutro, quindi si adatta a qualsiasi carnagione, a qualsiasi look. È un blush per tutti i giorni, veramente strepitoso, che non è
mai invasivo perché è un tono comunque spento, come vi dicevo. Ha un finish satinato con qualche perlescenza leggera che si può vedere soltanto sulla cialda. Si può stratificare, vi dicevo, è molto modulabile, quindi potete ottenere un leggero accenno di colore sulle gote, oppure questo risultato, quindi questo bellissimo colore che è quello che si vede insomma sulla cialda. Molto bello, veramente un blush degno della sua fama, quindi è Exposed di Tarte. L'altro blush che ho utilizzato con piacere, l'ho preso un giorno, non mi ricordo neanche il motivo, comunque poi l'ho tenuto vicino a me, ed è questo blush di MAC, che è un Extra Dimension Blush della collezione, se non erro, Magnetic Nude di una Limited. Il colore è Auto Erotic, è questo, e viene definito da MAC come un mezzo tono rosa corallo, ed è decisamente un corallo rosato dal sottotono caldo e dal finish satinato. Vado a fare lo swatch di questo bellissimo blush, che ha una texture setosa, è facile da sfumare, estremamente modulabile, però sono contenta che non è un blush di quelli con pigmentazione strong, perché comunque il colore è decisamente intenso, e quindi secondo me è un bene che non sia estremamente pigmentato, perché è un colore quindi assolutamente portabile, non solo in estate ma anche, diciamo, in questo periodo. È veramente molto bello, è uno di quei blush che dà subito un effetto, diciamo, sano, un colorito sano al viso. Bene, io faccio una pausa per colpa della mia videocamera e poi vi faccio vedere come sempre i miei prodotti preferiti per le labbra. E completiamo il video con i prodotti labbra. Come è ormai mia consuetudine negli ultimi mesi, vi mostro tre combo matita più rossetto che ho particolarmente apprezzato e utilizzato in questo mese. Il primo rossetto che voglio mostrarvi è questo, ed è un Matte Revolution Lipstick di Urban Decay. Io devo dire che amo, apprezzo molto questo tipo di formulazione. Si tratta di un rossetto che è estremamente pigmentato e coprente con una singola passata, nello stesso tempo però è estremamente confortevole, ha una texture morbida, burrosa, ricca di oli preziosi, ed è idratante, quindi non va mai a seccare le labbra. È realizzato con il famoso Pigment Infusion System di Urban Decay, che rende la texture estremamente pigmentata e cremosa e mantiene a lungo comfort e colore. Il finish è un po', diciamo, a scapito della formulazione, cioè che il finish non è in realtà completamente opaco, non è un matte diciamo di quelli piatti e spenti, rimane comunque un velo di luminosità sulle labbra che comunque si va a perdere con il passare delle ore. Questo è un colore che io ho utilizzato veramente con piacere in questo mese, e sto parlando del Matte Carnal. È un marroncino, decisamente è un marroncino medio, caldo, dal sottotono caldo, con sfumature aranciate. Guardate la pigmentazione di questo rossetto, diciamo che ve ne ho già parlato più volte, con una singola passata. È veramente strepitoso questo rossetto per chi ama queste tonalità, e io lo abbino con una matita di Milani, che è la 09 e si chiama Spice, ed è anche lei una matita di un marroncino caldo, medio, con sfumature aranciate, e stanno veramente benissimo insieme. Lo swatch è sbilenco, però insomma, come vedete, il colore della matita è pressoché quello del rossetto. Io ho utilizzato questa combo veramente spesso perché, vi ripeto, a parte la colorazione, apprezzo tantissimo la formulazione di questi rossetti di Urban Decay. La seconda combo è composta da un rossetto MAC, è un rossetto MAC Nude, lo so, vi ho promesso il video sui rossetti MAC, datemi solo il tempo perché è veramente difficile, vista la quantità di rossetti MAC che possiedo. Nello specifico, questo è un nude che io ho comprato da poco e sono letteralmente innamorata di questo colore. Lui si chiama Spirit, è un rossetto che ha un finish satinato, è un nude beige marroncino, anche un po' rosato, dal sottotono però neutro freddo, direi, sulle mie labbra. Questo è il colore di Spirit, che io trovo assolutamente delizioso.
Anche questo comunque un colore molto alla moda, mi piace perché non è un nude effetto correttore, non è un nude che cancella le labbra e lo apprezzo tantissimo, in particolare con i look intensi sugli occhi, con gli smoky, un nude che mi piace tantissimo. L'ho abbinato più volte a questa matita che è la 02, vediamo se riesco a non distruggerla. Perché è una matita automatica, io con le matite automatiche sì, mi piace che non le tempero, però la metà vanno disperse nell'ambiente e quindi questo mi dispiace. Questa matita è di Pierre René, che è un brand, infatti avete visto che combinato, bravissima, è una matita di Pierre René, che è un brand che io trovo su Magillalia, e questa matita, ne ho diverse di queste matite qui, questa è la 08, vi dicevo, ed è un colore splendido perché come vedete è pressoché identico a questo colore di Spirit, quindi non è un marroncino caldo, diciamo che è un marroncino medio, neutro freddo, e stanno benissimo insieme. Sto anche cercando di riacquistare questa matita, ma la trovo sempre non disponibile, quindi sicuramente non sono la sola ad apprezzare questa tonalità. Terza ed ultima combo del mese preferita, parliamo di Colourpop, un altro brand americano, e vi mostro un Lippy Sticks. Sono questi rossetti twist up, stilo twist up, che esistono in diverse diverse formulazioni. Io per lo più ho utilizzato dei rossetti matte, sono dei matte comunque molto confortevoli, la texture è morbida, sono molto pigmentati e comunque risultano anche abbastanza confortevoli sulle labbra. Nello specifico il colore che ho utilizzato è questo, ed è, credo sia, no credo, è uno dei più famosi Lippy Sticks, ed è Lumiere, che è descritto come un rosa malva polveroso opaco, quindi in buona sostanza è proprio il colore Lady Glow. E questo colore è una curiosità, ovviamente è stato ideato dalla youtuber Kathleen Lights, che voleva un colore, non un nude, ma un colore per tutti, un colore piacevole da indossare sia per persone timide che per persone audaci. Io non so se sarà piacevole da indossare per tutti, però per me lo è decisamente. Io adoro letteralmente questo tipo di nuance sulle mie labbra, è un rosa malva fantastico. Con che cosa lo abbino? Con questa matitina di Shaka che ho acquistato all'OVS, cioè il Marchio Beauty di OVS, in realtà lo Shaka l'ho acquisto solo a Lupin, e questo è il colore, che come vedete insomma è il colore di Lumiere. Forse se la posso riesco meglio a far vedere il colore della matita, quindi che è la Shaka 04. Le tre combo sono queste, come vedete insomma sono molto simili perché sono veramente nel tunnel dei malva marroncini, sono tre combo strepitose per me, le matite sono perfettamente abbinate ai colori dei rossetti e quindi nulla, sono contenta di ciò, di questo che è una mia impresa, di trovare sempre una matita perfetta per il rossetto. Quello che indosso invece non è tra quelli dimostrati, ma è il bellissimo numero 13 Cassiopea della Planetarium Collection di Paola P, che ho abbinato con la matita 712 rosa malva delle Smart Lip Pencil di Kiko. Io come sempre ho superato la mezz'ora, sono sempre più brava, comunque spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.